Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un incisore laser che funziona davvero benissimo, potente con una precisione davvero strabiliante. Si tratta dello Sculpfan S10, un modulo laser potente da 10 watt con un impianto con l'air assist, quindi ci permette di ottenere dei tagli puliti, precisi e soprattutto veloci con degli spessori pure importanti. Sono riuscito a tagliare anche 15 mm. Questo è un incisore laser che secondo me può andare bene sia per il professionista che per l'hobbista. Perché guardate, sono riuscito a incidere sul metallo, sulla pelle, sulla pietra, sul tessuto, ho tagliato l'acrilico, insomma, sono riuscito a ottenere davvero dei gran bei risultati. Quindi, siccome mi piace così tanto, adesso vi farò vedere tutte le riprese dettagliate sia di quello che sono riuscito a ottenere, quindi tutte le varie riprese durante la realizzazione, alcuni timelapse, eccetera. E vi farò vedere ovviamente i pezzi tagliati ed incisi. Vi ricordo però che vi lascio il link nel primo commento e nella descrizione. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto per farvelo pagare un pochettino di meno del suo solito prezzo. Ma cambiamo inquadratura, guardiamo quello che viene dato in dotazione. Vi metterò alla fine del video anche un rapido video del montaggio, ma questa volta realizzato dall'azienda, quindi semplicemente lo pubblicherò copiandolo così per intero. Guardiamo invece come è fatto questo incisore laser, vediamo quali sono le sue caratteristiche e soprattutto quello che ci permette di ottenere. Sì, avevo il treppiedi, ma volevo utilizzare il gimbal. Ogni tanto cambiamo. Adesso iniziamo davvero. E quindi guardiamolo in tutta la sua bellezza. Sculpfan S10, l'evoluzione dello Sculpfan S9 che già vi ho fatto conoscere. Anche quello ottimo prodotto, ma ovviamente questo ha delle prestazioni nettamente maggiori. Quindi guardiamo innanzitutto come struttura sono praticamente identici, se non per il fatto che sull'asse X il modulo laser si muove su questa guida lineare che gli consente di avere una precisione davvero elevatissima. Il resto è praticamente uguale all'S9, quindi tutto il carrello e il sistema dell'asse Y scorre su queste ruote gommate sui profili in alluminio, profili che hanno anche queste incisioni centimetrate, quindi ci permettono di posizionare i pezzi per bene, e la struttura è molto rigida e ben fatta. Sulla parte frontale abbiamo come sempre il controller con al di sopra il tasto di accensione, l'ingresso per l'alimentazione elettrica e l'ingresso per il collegamento USB. Un'altra particolarità di questo incisore laser è la presenza dell'impianto Air Assist. Guardate infatti sul modulo, troviamo questo tubicino in metallo che permette di far convogliare l'aria proprio nel punto in cui il laser va a colpire la superficie, e hanno studiato questo sistema che evita che il tubo si aggrovigli e quindi si formino piegature. Ovviamente non commettete l'errore di stringere troppo le fascette, in questo caso si è stretta solo mentre stavo posizionando il laser ora per queste riprese, ma durante l'utilizzo la fascetta ovviamente non era così stretta. Allora, continuiamo quindi a guardare tutto quello che sono riuscito ad incidere e a parlare di questo incisore laser dimostrando le sue capacità. Questo come sempre è il test che faccio quando provo gli incisori laser. Allora ragazzi, è riuscito a tagliare a 200 mm al minuto già al 60% con un solo passaggio. Guardiamo quindi subito il time lapse e alcune riprese dettagliate durante la realizzazione di questi tagli e questi. Come avete visto, quindi è riuscito ad eseguire i tagli perfettamente. Adesso ho riposizionato i pezzi a casaccio, ovviamente non combaciano, ma sono stati tagliati tutti al primo passaggio. Allora, guardiamo, esaminiamo questi risultati. Innanzitutto queste scritte con le percentuali sulla sinistra, la velocità della foto e queste altre scritte con la percentuale di potenza per questo riempimento sono state realizzate con l'air assist, le altre invece senza air assist. E questo già è un particolare che ci fa capire che l'air assist va bene, ma non va bene per tutto. Quindi per realizzare delle scritte, come vedete, senza l'air assist si ottengono dei risultati nettamente migliori. Guardate queste scritte come sono state realizzate molto bene, già 1500 mm al minuto al 50% di potenza abbiamo davvero un ottimo risultato, così come abbiamo degli ottimi risultati per i tagli ragazzi. Un solo passaggio 60% di potenza con 200 mm al minuto è riuscito a tagliare senza battere ciglio. Guardate questa scritta com'è netta e anche le fotografie sono riuscite molto bene. Questa al centro invece ragazzi è la scritta che ho chiamato taglio dettagli piccoli 200 mm al minuto al 100%. Guardate che risultati.
è riuscito a tagliare tutto, tutti i dettagli, i puntini sulle i, gli spazietti sulle varie lettere e anche dalla parte opposta. Un risultato eccezionale, questo è tutto tagliato. Guardate che risultati spettacolari e che precisione ha questo incisore laser. Lo stesso per il mio logo, eccetera. Quindi come test davvero soddisfacente, riuscito al 100%. E questi sono dei test che consiglio di fare a chiunque acquista un incisore laser per vedere quali sono i parametri corretti e quindi come impostare la potenza, in questo caso se inserire o meno l'air assist, eccetera. Ma andiamo avanti. Guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere per esempio con l'acrilico, spesso 5 mm. E sono riuscito a tagliarlo con 3 passaggi e inciderlo con una precisione molto elevata. E anche per questo pezzo, quindi, guardiamo il video del timelapse e alcune riprese dettagliate. Ora quindi passiamo a vedere come ha tagliato il legno. E allora ragazzi, innanzitutto perdonatemi, ma avevo fatto il test su questo pezzo e poi l'ho utilizzato per fare svariati test, insomma ho rovinato il tutto, ma ancora è recuperabile. Quindi guardate, in questo caso siamo riusciti a tagliare senza alcun problema, 100% di potenza, già al secondo passaggio siamo riusciti a ottenere un taglio pulitissimo, quindi ovviamente anche a 3, 4 e 5 passaggi. Al 100% con un solo passaggio era quasi arrivato dall'altra parte, si vede un piccolo segno, però non è riuscito a passare del tutto. Peccato che lo abbia rovinato con queste altre prove, però comunque ragazzi si capisce e si vede che effettivamente il laser è riuscito a tagliare senza alcun problema questo pezzo da 10 mm. Riuscito a tagliare a 100 mm al minuto al 100% di potenza, ho voluto fare la prova anche a 250 mm al minuto. In questo caso con questo tipo di compensato non sono riuscito. Guardate però, con 4 passaggi a 250 mm al minuto, che comunque è veloce per 10 mm, ero quasi riuscito a ottenere un taglio. Ma su questo tipo di compensato, cambiando tipo di materiale, ragazzi, guardate, 15 mm, siamo riusciti a tagliarli, ma vi faccio vedere anche gli scarti della lavorazione, che non sono assolutamente bruciati in modo esagerato. E grazie all'utilizzo dell'air assist, sulla parte superiore non ci sono assolutamente segni di bruciatura, un minimo sulla parte posteriore e un poco nella parte centrale, ma è inevitabile. Analizziamo quindi il pezzo da cui siamo riusciti ad ottenere questi pezzetti ritagliati. Allora, lateralmente si vede la profondità che ha raggiunto e in questo caso ho utilizzato una velocità davvero elevata, quindi 350 mm al minuto al 90%. Con 5 passaggi siamo arrivati quasi al limite, eravamo diciamo quasi riusciti a tagliare. Con 7 passaggi mancava pochissimo, ma già con 10 e 15 passaggi, ma stiamo parlando di 350 mm al minuto e 90% di potenza, ragazzi, siamo riusciti a tagliare senza alcun problema. Quindi ho voluto fare altri test, senza dubbio esagerato, 550 mm al minuto, 6 passaggi, e mi sono fermato poco oltre la metà. 550 mm al minuto, sempre però 100% con 10 passaggi, ero quasi riuscito a tagliare. Quindi ho fatto 11 passaggi convinto di riuscirci, invece mancava pochissimo, ma diciamo che era praticamente quasi riuscito a tagliare. E stiamo parlando di 550 mm al minuto e ragazzi non ci sono segni di bruciatura. È riuscito a tagliare senza alcun problema, stiamo parlando di uno spessore davvero elevato.
quanto riguarda il legno, davvero un ottimo risultato, un incisore laser che funziona molto bene. Questo invece è MDF, circa 3 mm, anche questo tagliato senza alcun problema. Ho messo così i pezzi pure in questo caso a casaccio, solo per farvi vedere insomma com'era da integro. Ovviamente l'MDF provoca tantissima cenere, si sporca tantissimo, non mi piace effettivamente lavorare con il laser su questo materiale per quanto riguarda i tagli. Invece per quanto riguarda le incisioni mi piace tantissimo perché dà dei risultati davvero molto buoni. Comunque sia, 100% un solo passaggio non è riuscito a tagliare, poi 2, 3, 4 e 5 passaggi ovviamente è riuscito a tagliare. Anche in questo caso risultato eccezionale, MDF è difficile da tagliare anche se è sottile e in questo caso non ha avuto problemi. Quindi sono passato al taglio della pelle. Questi sono due tipi di pelle differenti, una è più rigida, l'altra un pochettino più morbida, quindi ho ottenuto comunque lo stesso risultato con le stesse impostazioni. Guardate in questo caso per esempio utilizzando l'Air Assist si è formato questo alone e dove c'è scritto Simona non si legge benissimo come il resto della scritta, quindi per incidere sulla pelle l'Air Assist secondo me non andrebbe messo perché si sporca, quindi poi non abbiamo un risultato buono come lo avremmo senza Air Assist. Ottimo risultato anche in questo caso sia per uno che per l'altro tipo di pelle, davvero dei bei risultati. In questo caso l'ho rovinato io purtroppo perché è finito sopra del nastro adesivo e per staccarlo ho tirato via un poco di incisione e un poco di pelle. Risultato davvero eccezionale sia nella parte posteriore che nella parte anteriore, senza segni di bruciatura. Guardiamo quindi il timelapse e i video dettagliati anche di questo lavoro. Quindi guardiamo anche il risultato sul jeans. Sono riuscito ad incidere questa patch, guardate, con il mio logo, ovviamente prima incisa e poi ritagliata, e ovviamente il jeans in questo caso si indebolisce, guardate in trasparenza, però non abbiamo alternativa, alla fine il laser brucia e quindi il tessuto si indebolisce. Se dovete utilizzarlo come patch allora va bene, ma se volete incidere del tessuto un jeans che volete indossare sicuramente poco dopo rischia di strapparsi. Anche in questo caso non si smentisce e per me è davvero un bel risultato. Ed ora passiamo al metallo. Ragazzi, questo è acciaio, acciaio inox inciso a 550 mm al minuto con una potenza del 90%. Metterò comunque delle riprese e vi farò vedere il tutto per bene. Questa è una targhetta per la mia cagnetta, si chiama Pirsi. Ho inciso un pochettino più in alto perché poi voglio mettere anche il numero di telefono qua in basso, ma guardate che bel risultato sia da questa parte che da questa parte.
davvero un'ottima incisione. Ho provato a raschiare, ho provato a strofinare, a pulire con il WD-40, ho provato in tutti i modi e l'incisione rimane perfetta. Esteticamente mi piace tantissimo, come mi piace tantissimo questo ciondolino che ho fatto per mia figlia. Da questa parte ho inciso un cuoricino con la scritta Alice, invece da questa parte ho inciso l'albero della vita, anche questo con la scritta Alice. L'avrò realizzata almeno una ventina di giorni fa. E ancora è perfetta nonostante i lavaggi, nonostante i tentativi di rimozione di questa incisione, ancora resiste perfettamente. Quindi anche sull'acciaio, come vedete, abbiamo degli ottimi risultati. Adesso guardiamo però i risultati sulla pietra. Questa è Ardesia. Ho inciso il mio logo, ma questo è il logo del mio tattoo studio. Questo è inciso interamente senza l'utilizzo dell'AirAssist. E effettivamente il risultato è molto gradevole. Forse se avessi utilizzato una potenza un pochettino inferiore, sarei riuscito ad ottenere dei risultati migliori per quanto riguarda la scritta. Ma su questo materiale tende a scoppiettare durante l'incisione, quindi la precisione per alcuni dettagli non si può ottenere al 100%. Comunque sì, è riuscito a incidere davvero molto bene ed in modo pulito. Guardiamo invece l'altro, quindi l'incisione del logo del mio canale YouTube. A parte questo errore, perché ho spostato il file, questa parte è rimasta un pochettino più in basso, però guardate che differenza. La parte centrale è stata incisa meglio rispetto a questa parte e a questa parte, perché sulla parte più alta ho utilizzato l'AirAssist, quindi sull'Ardesia l'AirAssist non si utilizza, altrimenti la definizione, come vedete, non è eccezionale. Comunque sia, il risultato anche in questo caso è davvero molto bello, gradevole, ottimo contrasto con il materiale e la definizione dei dettagli mi piace davvero tantissimo. Adesso, visti i risultati ottenuti, quindi guardiamo il modulo laser e guardiamo la macchina in generale. Allora, il modulo laser, come vedete, ha questa protezione in plastica che volendo è possibile anche rimuovere. Si posiziona in questo modo, quindi ci permette di proteggere i nostri occhi. Punge un pochettino da occhiali protettivi. Allora, solleviamola e guardiamo quindi il modulo laser. Come vedete, abbiamo questa parte in metallo che ci permette di far convogliare l'aria proprio nel punto in cui il laser va a colpire la superficie. Questo è un modulo laser a fuoco fisso. Nella parte posteriore abbiamo due rotelline, una a destra ed una a sinistra, che ci permettono di sollevare ed abbassare. Quindi svitandolo e mettendo questo cilindretto sulla parte bassa, riusciamo ad avere l'altezza corretta per mettere a fuoco. In questo caso abbiamo la distanza giusta per fare in modo che la lunghezza focale vada esattamente a colpire con la dimensione più piccola in modo da ottenere un taglio preciso e con una profondità molto elevata. Sulla parte superiore abbiamo questa protezione in plexiglass, protegge tutta l'elettronica, abbiamo il connettore e ovviamente abbiamo la possibilità di posizionare il tubo che fa arrivare l'aria fino al sistema di AirAssist
tramite questo sistema con il velcro che viene fornito in dotazione. Da questa parte invece abbiamo questi gancetti in plastica che gli permettono di muoversi, quindi non viene strozzato. Tutto studiato in modo molto efficace che permette un funzionamento corretto. Guardiamo quindi il piccolo compressore. Allora, piccolo come dimensioni, però effettivamente funziona bene e ha una buona portata di aria. Funziona tramite alimentazione elettrica e sul cavo troviamo questo sistema che ci permette di accenderlo e anche di regolare la potenza di uscita dell'aria. Quindi, in base a quello che dobbiamo incidere, possiamo decidere se avere più o meno aria che fuoriesce dal nostro sistema. Guardiamo adesso quanta aria esce. Ok, si sente anche il rumore che effettivamente l'aria esce ed esce con una buona potenza e questo permette di ottenere quindi questo tipo di risultati, dei tagli puliti con una profondità elevata, ben 15 mm in questo caso, ma anche di tagliare l'MDF che come abbiamo detto poco fa non è semplicissimo e in dotazione vengono date anche questa chiave a brugola molto comoda e anche dei pezzi dei campioncini in compensato per poter fare le prime prove. Ovviamente per ottenere questi risultati, quindi la pulizia del taglio sia sulla parte alta che sulla parte bassa, ad evitare segni di bruciatura da ambo i lati, è necessario utilizzare una griglia come questa, ma vi lascerò un link per vedere un video in cui parlo proprio di questo tipo di griglia, a cosa serve e quali sono i vantaggi nell'utilizzo di questo tipo di prodotto. Ovviamente vi lascerò il link sia di questo compressore che della griglia. Considerate che il compressore può essere utilizzato con qualunque tipo di incisore laser, purché abbia l'impianto air assist, sia per impianti già presenti sui nostri moduli laser che per impianti air assist realizzati con sistemi fai da te oppure con la stampa 3D. E allora, ragazzi, ve l'avevo detto, questo incisore laser è davvero eccezionale. Non tutti gli incisori laser riescono ad incidere sul metallo in questo modo, guardate com'è netta, e non riescono a tagliare sul legno con questo spessore. Se ci riescono, lo bruciano, si riduce davvero male. Questo invece è riuscito ad ottenere dei tagli pulitissimi, geometricamente perfetti, senza segni di bruciatura né sulla parte alta né sulla parte bassa. E qua potete vedere gradualmente dove arrivava l'incisione laser. Lo stesso per quanto riguarda la pietra, la pelle, insomma, tutti gli altri materiali che vi ho fatto vedere, addirittura il jeans. Riuscire ad incidere il jeans significa avere una buona gestione della potenza, quindi ci permette di regolare sia le alte che le basse potenze e ci permette di incidere soprattutto anche a velocità. Stiamo parlando di 350 mm al minuto con il 90% di potenza, ragazzi. Guardate, io sono davvero soddisfatto di questo prodotto. Quindi vi ricordo di andare a guardare giù il link nel primo commento e nella descrizione, eventualmente per poterlo acquistare. Troverete tutte le varie caratteristiche, quindi le varie offerte che trovate sul web. Vi lascerò anche adesso, dopo i saluti, il video in cui si vede il montaggio, ma il video preso direttamente dal sito dell'azienda. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, cliccate sul tastino mi piace se vi è piaciuto il video, se l'avete ritenuto utile, oppure se vi ha tenuto compagnia, e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Ragazzi, sono stanco, ma è mezzanotte meno un quarto. Ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto.